Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vi presento questa culletta per bambini, nel mio caso una femminuccia, interamente realizzata con la fettuccia. Questo è il risultato finale, devo dire che io sono veramente molto molto soddisfatta, è venuta proprio come io me la immaginavo. E spero che piaccia appunto anche a voi. Se provate a realizzarla, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti se questo video vi piace e mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Maria le amiche uncinettine. Se provate a realizzarla, fatemi anche sapere se ne avete già fatte, che sono veramente molto curiosa. E se avete anche voi utilizzato il fondo incompensato come ho usato io, oppure se invece l'avete realizzato di fettuccia. Io devo dire che alla fine dei conti sono molto, molto contenta di averlo usato di compensato perché la culla mi è stata proprio perfetta. Vedete anche qui che non si imbarca minimamente e resta rigida e in forma perfettamente, cosa che facendo un fondo all'uncinetto secondo me non resta proprio in questo modo, la resa non è proprio uguale, quindi sono molto felice di aver utilizzato il compensato perché secondo me contribuisce a renderla molto più omogenea, a farla stare più in forma e quindi con un aspetto estetico secondo me molto 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 migliore. Alla fine ho utilizzato 3 gomitoli e mezzo di fettuccia color grigio e un gomitolo e mezzo di fettuccia color rosa, quindi se volete fare un calcolo anche voi per realizzare questa culletta, sappiatevi regolare più o meno con 6 gomitoli circa da 400 grammi di fettuccia. Quindi questo è più o meno quanto. Fatemi sapere anche se questo tutorial vi piace e se magari desiderate altri tutorial dedicati ai bambini, ok? Quindi se vi interessano cose un po' più per neonati, idee, regalo e quant'altro, magari scrivetemelo nei commenti, così magari vi propongo qualcos'altro in seguito. Un bacione! Allora, quello che ci occorre per realizzare la culletta è innanzitutto della fettuccia, perché è il materiale che andremo ad utilizzare. Io ho scelto questi due colori abbinati assieme, grigio e rosa. Poi ci occorre un fondo incompensato bucato, misura 60x30 e spesso 8 mm. E poi andremo a lavorare il primo giro con un uncinetto numero 3,5 per poter passare nei fori che non sono eccessivamente grandi e poi successivamente i giri successivi con la fettuccia andremo a lavorare con un uncinetto numero 8. Quindi questo è quello che ci occorre e vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Anche il fondo di compensato lo realizziamo su richiesta, quindi magari scriveteci e vediamo di realizzarlo anche per voi. Quindi dobbiamo partire subito andando a inserirci nei fori del nostro fondo, un po' come se fosse, diciamo, un inserto per borse, no? Per chi è pratico e realizza le borse con gli inserti saprà che il sistema è pressappoco lo stesso. Quindi dobbiamo andare a passare nei fori del nostro fondo e a fare una maglia bassa. Quindi vedete, entro nel foro, aggancio il filo, lo estraggo. In questo modo prendo il filo e vado a fare una maglia bassa. Vedete? Così. Poi rientro nel foro successivo, estraggo il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Mi sposto in quello seguente. Vedete? E ripeto la stessa operazione e devo fare questo passaggio, diciamo, per tutti i fori che compongono il nostro fondo. Vedete? E procedo così. Una volta che avete rivestito interamente il vostro fondo,
ci uniamo qui con un punto bassissimo. Voilà. E adesso iniziamo a lavorare, facciamo una catenella e per ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Vedete, per ogni punto basso sottostante vado a fare un punto basso, quindi devo proseguire così per tutto il giro. Una volta terminato il primo giro dobbiamo iniziare il secondo, dove andiamo sempre a fare le maglie basse, ma invece di prendere qui dove siamo abituati andiamo a prendere qua in mezzo, nelle due barrette verticali che compongono il punto, in modo che si crei questo motivo. Quindi vedete, punto qua nelle barrette verticali. E per ogni punto sottostante vado a lavorare un punto basso, quindi di nuovo senza né aumenti né niente, semplicemente però vado a puntare in questo modo. Vedete? Non punto qui, che è dove punterei normalmente, ma vado a puntare qui in mezzo. E questo è il risultato. E procedo in questo modo. Allora, guardate, ho utilizzato un primo gomitolo di color grigio e ho realizzato 4 giri di, diciamo, della mia culletta. Quindi con un gomitolo sono riuscita a fare 4 giri girando attorno. Adesso vado, come vedete, vado a inserirmi con il color rosa e andiamo a fare un giro di punto canestro, ovvero un punto si lavora a maglia bassa, come prima, sempre puntando in mezzo, quindi a maglia bassa, diciamo spigata, e un punto invece si lavora nella riga sottostante. Quindi vedete che adesso invece di puntare qui vado a fare il punto lungo, quindi punto un giro sotto, ok? Non punto qui, ma punto qua. In questo modo, vedete? E poi il punto successivo invece vado a lavorare una maglia bassa normalmente. Così, adesso di nuovo vado a puntare sotto e vado a fare il punto allungato. Così, e poi il punto successivo invece vado a fare una maglia bassa normale. Guardate che bello il contrasto tra il rosa e il grigio, mi piace veramente tanto, poi questo rosa è un rosa molto carino. Allora, adesso faccio di nuovo il punto allungato, così, e poi vado a fare invece una maglia bassa in quello successivo, vedete? Che alterno questi due punti. E devo lavorare tutto il giro in questo modo. Una volta terminato il giro di punto canestro, proseguo a lavorare a maglia bassa. Ok? Quindi proseguo
torno a lavorare semplicemente maglia bassa e indicativamente procedo per altri 3 giri, ovvero continuo finché ho di questo gomitolo, perché poi riattaccherò a utilizzare il grigio. Quindi vado avanti finché ho per tutto il gomitolo, ecco, e dovrei riuscire a fare ancora 3 giri di maglia bassa. Ok, quindi lavoriamo altri 3 giri così. Allora, guardate, sono andata un pochettino avanti a realizzare la nostra, diciamo, culla, quindi alla fine ho fatto 3 giri di maglie basse con il rosa, quindi il primo punto canestro, il secondo e il terzo giro sempre con rosa, ma solo più maglia bassa normale, e poi ho lavorato di nuovo altri 3 giri sempre di maglia bassa, vedete, con il color grigio, e poi ho iniziato il 4° giro. Però adesso mi sono fermata perché devo farvi vedere come si realizzano i manici. Allora, innanzitutto vedete che io qui ho messo dei segnapunti, uno qui e un altro qui, per delineare dove voglio la cupola. Ok, la cupola della nostra culla, fin dove voglio che arrivi. Io ho calcolato e sono 35 maglie, quindi da qui a qui, ok? Io ho calcolato più o meno così e sono 35 maglie, vedete, in questo modo. E me la sono delimitata, quindi vedete voi se la volete fare un po' più lunga, un po' più corta, come vi piace, no? Va anche un po' a gusti, non è che c'è una regola precisa. Comunque io vedete che ho calcolato così, e se volete sapere in centimetri, più o meno da dove ho messo il marcapunto all'altro sono 56 centimetri, ok? Quindi se volete regolarvi in questo modo. Adesso però dobbiamo andare a realizzare i manici, come vi dicevo prima. Quindi, una volta che vi siete individuati esattamente dove volete che finisca la vostra cupola, ok? Io voglio che finisca qui e qui, dove ho messo i miei 2 marcapunti. Una volta individuato questo, io vi consiglio di lavorare ancora 3 maglie basse. Quindi 1, 2 e 3, e dopo andiamo a fare 8 catenelle. Saltiamo 8 maglie in corrispondenza da sotto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntiamo nella nona e andiamo a fare una maglia bassa, e vedete che vi si è creato questo foro, che è il vostro primo manico. Adesso riprenderemo a lavorare tutto il giro a maglia bassa fin quando arriveremo dall'altra parte, che mi raccomando dovete calcolare le 8 maglie basse che vi servono, cioè le 8 maglie basse che dovete saltare facendo le catenelle, e poi le 3 maglie che dovete invece andare a fare prima di dove vi siete fermati con il marcapunti, ok? Quindi adesso proseguiamo a lavorare a maglia bassa. Allora, ho lavorato le maglie basse fino qui, adesso sono arrivata nel punto dove devo di nuovo fare le mie 8 catenelle. Poi conto 8 maglie di base, vado a puntare nella nona, io l'ho già contato, mi sono messa il segnapunto. Quindi puntiamo in questa maglia qui e andiamo a fare la nostra maglia bassa. E poi lasciamo fermi dove sono i segnapunti che segnano l'inizio e la fine della nostra capote, ma andiamo avanti ancora tutto un giro a lavorare le maglie basse così come si presentano. Quando arriveremo qui dove ci sono le catenelle vi faccio vedere come fare,
però fino a quando non saremo quindi dall'altra parte lavoriamo tutte le maglie così come si presentano. Allora, ho lavorato le mie maglie basse, sono arrivata qui in prossimità del manico. Adesso per lavorare qui, non un punto nelle catenelle, ma mi infilo direttamente qua e vado a fare 8 maglie basse, prendendo la catenella. Sette, otto, ce ne stanno ancora, allora facciamone di più perché deve essere bello rigido. Facciamone 9, dai che ce ne stanno 10, ne facciamo 10. 10 maglie basse all'interno delle nostre catenelle ed ecco che si è creato il nostro bel manico. Quindi adesso dobbiamo lavorare le nostre catenelle, le nostre maglie basse così come si presentano fino ad arrivare dall'altra parte. Qui faremo lo stesso lavoro che abbiamo appena fatto assieme, terminando il giro e anche la parte bassa della nostra diciamo culla, perché dopo andremo a realizzare la capote. Una volta che avete ricoperto, siete arrivati qui, avete fatto le 10 maglie basse all'interno delle catenelle del, anche dell'altro diciamo manico, adesso vedete io sono arrivata qui, ho iniziato a lavorare le mie maglie basse, ho superato già il primo marcapunto, però devo arrivare a lavorare le maglie basse adesso tutto qua attorno fino ad arrivare al marcapunto dell'altra parte. Quando arriviamo qua ci fermiamo. Quindi proseguiamo a lavorare le maglie basse fino ad arrivare al nostro marcapunto. Allora, una volta che siete arrivati qui dove c'era il marcapunto, abbiamo detto che ci dovevamo fermare, infatti facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro lavorando in questo modo fino ad arrivare all'altro marcapunto. Proprio perché dobbiamo andare a fare la nostra cupolina, no? Vedete, vado a fare le mie maglie basse, una per ogni punto sottostante, ancora senza diminuire, fino ad arrivare a questo punto qui, dove di nuovo farò una catenella, volterò il lavoro e tornerò indietro. Quindi dobbiamo andare a realizzare due giri di maglia bassa, uno così fino ad arrivare qua, da qui voltiamo e torneremo indietro per il secondo giro. Ok? Allora, guardate, ho realizzato i tre giri di maglia bassa, quindi senza aumentare e né diminuire, andando da una parte all'altra, voltando indietro e tornando in questo modo. Ho realizzato questi tre giri. Adesso ho iniziato il quarto giro, dove sono già andata a fare 10 maglie basse, che dovete fare anche voi. Ok, quindi dopo aver fatto queste 10 maglie basse del quarto giro, dobbiamo andare a fare una diminuzione. Quindi vuol dire che prendiamo così il punto e invece di chiuderlo andiamo a prendere anche un altro. In questo modo, quando ho le tre asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassa. In questo modo vedete che sono andata a fare una diminuzione. Dopo questa diminuzione dovremo andare a lavorare altre 11 maglie basse nei successivi 11 punti. Thank you.
Lavorati anche questi 11 punti bassi, devo di nuovo andare a fare una diminuzione, quindi punto qui ed estraggo il filo. Invece di chiudere entro nel punto a fianco, esco, quando ho tre gettati assieme chiudo tutto, quindi vado a chiudere assieme due maglie basse facendo in questo modo una diminuzione. Quindi abbiamo fatto due diminuzioni. Adesso dobbiamo terminare il giro lavorando le maglie restanti, che sono 10, a maglia bassa, e anche il quarto giro della nostra cupola è finito. Al termine di questo giro faremo una maglia bassa, volteremo il lavoro e si deve lavorare un giro intero maglia bassa senza diminuzioni. Ok, quindi il quinto giro è un giro di maglia bassa senza diminuire. Quindi abbiamo realizzato il giro di sole maglie basse senza diminuzioni, che era il quinto giro. Per quanto riguarda invece il sesto giro, dovete iniziarlo facendo 15 maglie basse che vi portano più o meno a metà, vedete, a metà della nostra cupolina. Quindi 15 maglie basse, arrivate qui dobbiamo fare una diminuzione esattamente al centro. Quindi vedete che andiamo a chiudere assieme due maglie nel centro dietro della nostra cupolina, in questo modo, ed è l'unica diminuzione che faremo in questo giro, perché da qui in poi andremo a lavorare le maglie che restano, che sono 16, a maglia bassa. Ok, quindi dobbiamo lavorare le restanti maglie così come si presentano. Allora, ho terminato il sesto giro facendo le maglie basse che restavano e ho già iniziato il settimo giro, che si inizia facendo 9 maglie basse, ok? Io le ho già fatte, 9 maglie basse, una per ogni punto sottostante. Fatte queste 9 maglie basse, dobbiamo andare a fare una diminuzione. Quindi prendiamo una maglia, la seconda maglia, e andiamo a chiudere tutto assieme facendo la prima diminuzione. Dopodiché dobbiamo andare a fare 4 maglie basse. Lavorate queste 4 maglie basse, dobbiamo andare a fare una nuova diminuzione, quindi così. E così, e abbiamo una seconda diminuzione. Adesso lavoriamo altre 4 maglie basse nei seguenti punti. E facciamo l'ultima diminuzione del giro, quindi dopo aver fatto queste 4 maglie basse dobbiamo andare a fare un'ultima diminuzione. In questo modo, e poi lavoreremo le 9 maglie restanti ad arrivare al fondo del giro, ok? 9 maglie basse finali. Il giro successivo inizia invece facendo 13 maglie basse per riportarvi di nuovo più o meno al centro della nostra culla, dove dopo queste 13 maglie basse dovremo andare a fare una diminuzione sola, l'unica del giro, quindi al centro. Ok, quindi dopo aver fatto queste 13 maglie basse andiamo a fare una diminuzione. Così, e poi lavoreremo le restanti 14 maglie basse a terminare il nostro giro. Ok, quindi in questo giro qui molto semplicemente andiamo a fare una diminuzione solo al centro e poi lavoriamo le restanti maglie a maglia bassa. Allora, iniziamo un nuovo giro dove io ho già fatto 10 maglie basse che dovete fare anche voi, che è l'inizio di questo nuovo giro. Una volta fatte queste 10 maglie basse dobbiamo andare a fare una diminuzione, quindi andiamo a chiudere insieme le successive due maglie. In questo modo, dopo aver chiuso insieme queste due maglie, dobbiamo andare a lavorare 4 maglie basse.
Dopo aver lavorato anche queste quattro maglie basse, dobbiamo andare a fare una diminuzione chiudendo assieme questi due punti e poi lavorare i 10 punti rimanenti. Quindi adesso qui vado a diminuire. Voilà, e adesso lavoro le 10 maglie basse restanti. Allora, il nuovo giro si inizia di nuovo facendo 10 maglie basse esattamente come prima, fatte le quali andiamo nuovamente a fare una diminuzione. Dopo aver fatto la diminuzione andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi una e una 2, e dopo andiamo a fare di nuovo una diminuzione. Io ho finito la fettuccia, quindi adesso andiamo a fare una diminuzione, una e una 2, vedete che chiudo assieme, e terminiamo il giro andando a lavorare le 10 maglie basse restanti. Nel giro seguente ho iniziato facendo 10 maglie basse come il giro di prima, e dopo andiamo a lavorare 2 diminuzioni, una vicino all'altra. Quindi fatte queste 10 maglie basse andiamo a fare una diminuzione così e un'altra diminuzione subito dopo. In questo modo restano altre 10 maglie basse che devo andare a lavorare fino al termine del giro. Allora, siamo quasi arrivati, vedete, alla conclusione della nostra cupolina, perché adesso dobbiamo solo quasi più andarlo ad unire assieme, quindi sono veramente gli ultimi giri. Ho iniziato un nuovo giro dove sono andata a fare 9 maglie basse, vedete che le ho già fatte qui, terminate le quali dobbiamo andare a fare di nuovo 2 diminuzioni consecutive, quindi una diminuzione e ancora un'altra diminuzione subito qui a fianco. Voilà, e adesso andiamo a lavorare le nostre maglie fino al termine del giro, che sono 9. Come ultimissimo giro prima di andare ad unire interamente la nostra cupola, facciamo ancora un giro composto da 8 maglie basse, 2 diminuzioni consecutive e di nuovo 8 maglie basse. Quindi io le prime 8 maglie basse le ho già fatte, vado a fare le 2 diminuzioni. Allora, terminato anche quest'ultimo giro, vedete che la nostra cupolina è pronta per essere unita assieme a un giro di maglia bassissima. Quindi io sono qui, mi inserisco nella prima maglia dell'altro lato e vado a fare una maglia bassissima. Mi sposto nel punto successivo, aggancio le due maglie da un lato e dall'altro e chiudo facendo una maglia bassissima. Vedete? Con questa cucitura vado a chiudere ed unire la mia cupolina. Allora, una volta terminata la cupola con la cucitura qui in centro, ho deciso di bordarla ulteriormente con il color rosa per cercare di coprire questi punti che sono un po' smangiati e non stanno molto bene. Quindi vado a lavorare un punto super allungato, mi sono inserita qui con l'uncinetto, vedete, e sono sempre maglie basse, però vado a puntare indietro di 2 punti. Tiro il filo e poi faccio una maglia bassa, vedete? E questo è il risultato, in modo da coprire e da impreziosire ulteriormente, dato che la mia culla è anche tanto grigia. In questo modo la coloro un po' di più, vedete? E così vado a coprire tutte le mie smangiature. Quindi punto in questo modo, vedete? E poi vado a fare una maglia bassa, quindi punto qui così all'indietro. Ok, e proseguo per tutta l'arcata della mia cupola.
Arrivati al termine di anche questo giro, ho deciso di fare ancora un giro di maglia bassissima. Allora, la prima vado a fare una maglia bassa qui perché mi serve da raccordo, e poi vado a fare un giro di maglia bassissima tutto attorno alla mia cesta. In questo modo vado a bordare ancora tutto attorno a maglia bassissima. Guardate, ho terminato di realizzare la mia culletta, quindi qui ho fatto l'ultimo giro di maglia bassa come vi dicevo, e alla fine ho impreziosito la cupolina con questo fiocco di nastro di raso di questo color rosa antico che si abbina molto. Ho trovato questo colore che è praticamente identico alla fettuccia che ho utilizzato. E questo è l'ultima cosa che sono andata a fare, e poi ho messo all'interno della culletta un cuscino e un materasso fatti con una stoffina rosa che sono andata a cucire e a imbottire con l'imbottitura a metraggio, in modo che da nascondere il compensato, vedete? E poi perché sia molto più confortevole anche per il bambino quando realmente ci sarà all'interno. Ok, ho realizzato appunto questo materasso e questo cuscino, e questo è il risultato finale. Io sono veramente molto soddisfatta, è la prima culletta che ho realizzato, ma sicuramente ne farò altre perché mi è piaciuto tantissimo, e il risultato finale anche secondo me è esattamente quello che mi ero prefissa quando ho iniziato questa avventura. Quindi spero che anche voi vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!